L'offensiva del regime di Bashar al-Assad contro i ribelli si rafforza di giorno in giorno, appoggiati dalla copertura dei raid aerei della Russia, l'esercito di Damasco e le milizie di Hezbollah starebbero preparando una campagna di terra contro i ribelli ad Aleppo, secondo fonti militari della regione che hanno mantenuto l'anonimato. Il ruolo militare di Mosca in Siria continua a fare la differenza sul terreno, ma anche a surriscaldare le relazioni con gli Stati Uniti. Mi pare che alcuni dei nostri alleati abbiano il cervello in pappa, ha sparato a zero il capo del Cremlino in riferimento alla cooperazione militare nel conflitto siriano. Abbiamo chiesto ai vertici militari degli Stati Uniti di indicare target che siano senza dubbio al 100% dei terroristi. Hanno risposto no, non siamo disposti a farlo. Allora abbiamo posto un'altra domanda. Potete dirci quali sono gli obiettivi che non dobbiamo colpire? Ma di nuovo nessuna risposta. Cosa dovremmo fare? Oggi comincerà un nuovo round di discussioni tra i vertici militari di Mosca e Washington sul coordinamento della campagna in Siria. Ieri il gruppo Stato Islamico ha diffuso un messaggio audio in cui ha lanciato un appello alla guerra santa contro la Russia e ha confermato tra l'altro l'uccisione di Abu Mutaz Qurashi, braccio destro del leader al-Baghdadi, in un raid americano in Iraq in agosto.